Intanto buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questo incontro organizzato da Morea. Ringrazio in particolare l'assessore Fantini che ha trovato il tempo e la disponibilità per partecipare a questo incontro, credo dando anche il giusto peso e la giusta valutazione al tipo di riflessione che oggi tenteremo di fare con i due autori di un libro estremamente importante, secondo noi, secondo me, che è Sopravvivere a se stessi, Libertà del Cane. Gli autori sono Maria Pia Gallo, alla mia sinistra, e Massimo Tosini, qui alla mia destra. E di cosa parliamo? Parliamo di una cosa che sta molto a cuore a Morea. Morea, tra le sue linee di lavoro, ha la solidarietà verso le persone, ha la solidarietà internazionale, ha il tema della cooperazione, inteso anche come rete di rapporti tra le persone, ha la promozione della cultura e dell'informazione. E quindi quando ci è stato proposto di presentare questo libro assieme agli autori, siamo stati ben felici di poter organizzare questo incontro, perché è un incontro che sta all'interno delle nostre linee di lavoro, in modo particolare quelle relative al tema della solidarietà della persona e anche della comunicazione, dell'informazione e della cultura. Parliamo di un tema delicato, qui lo diranno gli autori, è la battaglia che ogni persona che ne viene toccata intraprende con la malattia, in questo caso col tumore, e la riflessione che è presente nel libro dei due autori è una riflessione estremamente importante e interessante, perché direi che parte da un presupposto, la metto lì come piccola riflessione, e cioè si riflette non solo sulla cura, ma soprattutto sull'importanza di prendersi cura della persona. Quindi è un tipo di riflessione che sposta la tematica dalla semplice iniziativa di cura biomedica e sanitaria ad una riflessione che mette al centro per questa malattia la persona, il suo modo di sentire, la sua soggettività, le sue relazioni personali, la sua psicologia, la sua battaglia contro il dolore, contro la sofferenza, che sono battaglie che si conducono non necessariamente in solitudine, ma che devono essere condotte avendo una rete di rapporti intorno a sé molto importante. Poi il libro ovviamente si spinge oltre, qui si parla anche di una vicenda personale, e quindi ancora più importante questa testimonianza, perché la testimonianza di chi è passato attraverso un percorso fatto di sofferenza, ma pure si dice di battaglia al cancro, cioè si può passare attraverso la sofferenza ma nello stesso tempo uscirne più forti rispetto a prima, più forti non solo fisicamente ma soprattutto dal punto di vista umano, spirituale, dal punto di vista concettuale e culturale. La riflessione che fanno i due autori partendo da questo spunto, prendersi cura e non solo curare, è una riflessione che viene spostata poi su tutto il sistema sanitario per ripensarlo in termini organizzativi, cioè ripensare ad un sistema sanitario che deve ritrovare la sua efficacia, la sua efficienza, però rimettendo al centro la persona, partendo dalla persona, dai suoi bisogni, che non sono solo quelli di curarsi, di avere un'assistenza puramente sanitaria, ma sono quelli di avere un sistema di relazioni che toccano questioni delicate, che sono quelle di ciò che porta la persona dentro di sé, cioè della sua umanità più profonda, della sua sofferenza psicologica rispetto a determinate situazioni. È un libro molto stimolante, è un libro che va letto, che va meditato con attenzione, e per questa ragione noi abbiamo inteso organizzare questa iniziativa di comunicazione e di riflessione, chiamando i due autori a raccontarci con la loro narrazione quello che hanno inteso nel realizzare questo libro, che per quello che ho capito è anche un loro percorso di vita, è molto un loro percorso di vita, non soltanto dentro la malattia ma dentro il sistema sanitario, perché sono entrambi operatori del sistema sanitario. Io vorrei concludere questa mia brevissima introduzione per dare poi la parola al giornalista Paolo Pergolizzi, che ha
il compito di condurci dentro alcune discussioni importanti, citando soltanto le prime cinque righe della prefazione al libro, che dicono: dal dolore, senza lasciarsi sopraffare da stolti masochismi o dall'assegnazione, si può imparare. E poi si aggiunge: e forse questa è la frase che, pur nella sua scarna semplicità, potrebbe riassumere il senso profondo del libro scritto a quattro mani dai due autori. Anch'io, leggendolo, ho diciamo così colto e condivido questo diciamo, inizio di ragionamento che viene fatto nella prefazione, questa sottolineatura in modo particolare che dà il via poi a tutta la narrazione. Ecco, io mi fermerei qua, dando a te, Paolo, la parola e compito di continuare. Sì, buonasera a tutti. Sì, io ho trovato molto interessante questo libro, molto interessante perché è scritto da due persone che sono state, sono sociologi ma anche operatori sanitari, entrambi radiologi, e quindi due persone che hanno diciamo potuto anche per l'interviene della sua malattia potere, ma come poter diciamo vivere l'esperienza dell'ospedale in maniera totalitaria in qualche modo, cioè viverla come sociologo, viverla come operatore sanitario e viverla come ammalato e compagna ammalato. Addirittura in qualche caso c'è addirittura che vedi che è cenato nell'ospedale, no? Cioè, sì, sono venuto per un po' poichero. Quindi c'è un percorso proprio. Ecco, e quindi il libro è molto interessante perché narra della vita e anche della malattia vissuta all'interno della struttura sanitaria. Ecco, però c'è una cosa che mi ha colpito in particolare, anche perché viene citato un autore a me caro, che è Tiziano Terzani, in questo libro, e c'è un passaggio di, non so se è scritto da Tosini o da caso, non so, in cui lui parla di una medicina che è capace, deve essere capace di curare la persona e la sua interezza, non limitandosi alla sola eliminazione della patologia. E cita una frase tratta da un libro di Terzani, se non mi ricordo più quale, a fine inizio è possibile, no? L'ultimo giro di gioco, scusate. Dice: io ero un corpo malato da guarire, e avevo un bel dire, ma io sono anche mente, forse anche uno spirito. E certo sono un cumulo di storie, di esperienze, di sentimenti, di pensieri, di emozioni. Con la mia malattia hanno probabilmente avuto un sacco di fare. Nessuno sembrava volerne poterne tenere conto, neppure nella terapia. Quel che veniva attaccato era il cancro. Un cancro ben descritto nei romani, con le sue statistiche di incidenza e sopravvivenza. Il cancro che può essere di tutti, ma non il mio. A me come persone, bravi medici e dimostratori, chiedevano poco o nulla. Bastava che il mio corpo fosse presente agli appuntamenti che loro gli fissavano per sottoporre i vari trattamenti. Ecco, la richiesta che Terzani fa, ma mi sembra anche così, mi fa in qualche modo in questo passaggio del libro, è quella di vivere diciamo, la malattia con un approccio anche diverso, che non curi solamente diciamo, il male, attacchi solamente il male, ma curi anche in qualche modo l'anima, ecco, se mi consentite. Ecco, in base alla sua esperienza, volevo dire, almeno ospedale di Rovigo, insomma, questo tipo di, cioè, dice un approccio più, diciamo, inteso a curare la malattia o, diciamo, c'è anche un approccio che tiene conto del medico, del paziente, come persona, come soggetto, come cosa di cui veniva richiesta da Terzani. E poi volevo chiedergli anche, in base all'esperienza che ho avuto come malato, insomma, quale voto darebbe alla sanità? Insomma, lui che è stato operatore e si è vissuto anche dentro, no? Come si deve modificare il nostro sistema sanitario? Buongiorno a tutti. Io penso di non avere il titolo per dare voti. Posso però come dire, rispondere alle domande che mi vengono fatte dicendo questo, e cioè che il sistema sanitario oggi ha la tendenza a far predominare la prospettiva di tipo biomedicale, che è assolutamente importante. Cioè, io ho avuto un cancro al polmone,
se non avessi fatto il percorso che mi è stato suggerito dal chirurgo che mi ha operato, probabilmente non sarei qua a raccontare questa storia. Quindi la prospettiva biomedicale è una prospettiva assolutamente importante. Quello che noi sosteniamo è che non, questa non può e non deve essere l'unica prospettiva. Perché? Perché se rimanesse soltanto una prospettiva biomedicale, evidentemente ci sarebbe appunto un approccio di tipo meccanico. Quello che noi vogliamo dire quindi è questo, cioè quando parliamo di strutture sanitarie, entrano nelle strutture sanitarie soltanto due parti, due centri di interesse, due persone fondamentalmente. Da un lato vi è chi afferisce alle strutture sanitarie perché deve erogare servizi, deve fare le prestazioni cui è deputato in funzione del ruolo professionale che ha scelto, che gli è stato assegnato, e dall'altra sono coloro che entrano nelle strutture sanitarie perché hanno bisogno di un servizio e quindi anche, voglio dire, un intervento chirurgico. E quello che noi proponiamo sul versante microsociologico è questo, cioè la visione olistica, cioè la capacità di vedere nella globalità e non secondo una prospettiva lineare tutto l'oggetto dell'esperienza. Quindi quando si entra nella struttura sanitaria ha soltanto dovere di prendersi in carico la persona con la propria storia, con la propria biografia e non soltanto con la malattia per cui è entrato in relazione. La malattia è certo il medium in forza del quale le parti entrano tra loro in relazione, ma poi il rapporto è un rapporto fra persone deputate ad erogare servizi. Il deputato ad erogare servizi è lo stesso paziente, e mi spiego perché, voglio dire, le strutture, comprese in particolare le strutture sociosanitarie, deputate ad erogare servizi, erogano un qualche cosa che è immateriale, cioè un oggetto come questa penna qua è un oggetto materiale che probabilmente è stato prodotto in Cina, commercializzato in Europa e lo sto tenendo in mano io adesso in questo momento. Quindi i tre momenti di produzione, commercializzazione e consumo sono momenti distinti in termini di spazio e in termini di tempo. In più è materiale perché è tangibile, è palpabile, il servizio no. E le tre fasi che ho citato in riferimento a questo oggetto, va bene, si consumano tutte nello stesso istante e nello stesso spazio. Ed è soprattutto un elemento intangibile. Quindi, perché il servizio venga erogato con eccellenza dal punto di vista della qualità, ci deve essere, come dire, una collaborazione, una copartecipazione tra il fornitore e il fruitore del servizio. E solo così si creano le condizioni per avere un servizio di eccellenza, qualunque esso sia, dalla prestazione radioterapica alla prestazione radiologica, o medico nucleare, l'intervento chirurgico, oppure, non so, il trattamento di una piaga del decubito in un paziente anziano polipatologico. Questo è il primo elemento. Quindi il concetto dell'empatia incardinato nella visione olistica di cui noi parliamo è appunto questo, cioè la capacità di trasferire questo tipo di ragionamento non soltanto alle persone che devono entrare in empatia in via reciproca, perché o c'è la reciprocità o non c'è strada, in quanto sono tutte persone, sia tutti i cittadini, sia coloro i quali stanno dentro la struttura perché devono guadagnarsi la pagnotta, come amo dire in maniera piuttosto semplice, sia coloro i quali afferiscono alla struttura perché hanno bisogno di un servizio. E quindi ciascuno entra con la propria storia, con la propria biografia, quindi con i propri problemi, soltanto l'incontro, la capacità reciproca di ascolto, l'uscita dalle logiche dell'autoreferenzialità possono portarci ad erogare meglio i servizi. E questo è importante anche nelle strutture sociosanitarie. Qual è la fortuna che ho avuto io nella mia esperienza personale? Io sono stato operato non a Rovigo, ma a Trecenta, in provincia di Rovigo, in uno degli ospedali che dovrebbero essere peraltro chiusi. Un ospedale che insiste su un territorio confine e che dove ci sono 80.000 abitanti, non sono morti. Sono stato operato nell'ospedale di Trecenta, quindi un ospedale assolutamente periferico, va bene, in piena campagna, e dove c'è campagna c'è empatia.
importante, dove c'è ormai c'è empatia, e l'empatia è una cosa molto seria che viene appunto dalla cultura vera, dalla cultura, come dire, della terra, dalla solidarietà, la solidarietà nasce lì, insomma. Però sono stato operato da uno dei migliori chirurghi di chirurgia toracica d'Italia, e cioè dal professor Sartori, che è il direttore della cattedra di chirurgia toracica dell'Università di Padova, che opera per 2 giorni alla settimana all'ospedale di Trecenta in forza di una convenzione tra l'ULS di Rovigo e l'Università di Padova. Qual è l'elemento in più del professor Sartori? Che è un paziente oncologico. E quindi come paziente oncologico, va bene, ha la capacità, e l'ha dimostrato ampiamente, di andare oltre la prospettiva più medicale. Vi ricordo che in 8ª giornata dell'intervento chirurgico non si era in grado di controllare il dolore ed è venuto su il professor Sartori a visitarmi, cosa che normalmente non faceva mai. Va bene, dopo 2 minuti è arrivata la consulenza del terapista antalgico, è stata reimpostata la terapia, grazie alla quale sono stato anche rimesso e ho avuto la possibilità di controllare il dolore, in via domestica, voglio dire. Questo perché evidentemente quel signore lì ci è passato per quella strada lì e ha capito immediatamente dove stava il problema. Io ho fatto 150 giornate con un dolore, giorno e notte, in soglia 3-3,5, anche assumendo 80 mg di morfina, senza nessun risultato. Ed è stata una cosa difficile, una cosa tanto impegnativa. Io in quei momenti lì mi sono augurato anche la morte come elemento attraverso il quale superare il dolore, superare la sofferenza che era diventata per me atroce, non ne potevo più. E in questo senso, infatti, le persone che incontravo, che mi erano di preoccupare, cioè, state tranquilli, io sono assolutamente convinto che il problema si risolverà. Come si risolverà, francamente non lo so, ma sicuramente si risolverà. Ecco quindi il motivo del sottotitolo, libertà dal cancro: ci si può liberare dal cancro o perché si, come dire, posticipa l'evento di conclusione della vita biologica, come in questo caso, o perché invece, voglio dire, la morte sopravviene e ti dà la possibilità comunque di uscire dal dolore e dalla sofferenza. Noi lo dico perché dobbiamo abituarci a leggere la morte in maniera diversa. Anche qua, se noi ragionassimo come nel concetto di servizio, l'elemento immateriale del servizio, e quindi pensassimo alla morte non semplicemente come un distacco materiale, quindi una persona che esiste in quanto persona, in quanto palpabile, in quanto corpo, ma pensando al fatto che è un'anima. Lo dicono anche, come dire, gli industriali: se non ci metti l'anima nelle cose che fai, non fai la differenza. Se lo dicono loro, voglio dire, probabilmente l'anima c'è davvero. Va bene, io peraltro mi ispiro molto a Socrate, il quale diceva che attraverso la morte del corpo c'è la possibilità di liberare l'anima. Io credo appunto che la strada, per quanto concerne la lettura della morte, deve essere questa. Questo ci permetterebbe anche di elaborare più facilmente il lutto, perché se noi pensiamo in termini autoreferenziali ed egoistici anche alla morte, quindi il fatto di tenerci qua una persona perché non vogliamo staccarci, ma senza pensare che tenerla qua vuol dire tenerla anche insieme al proprio dolore, alla propria sofferenza, penso sarebbe bene, come dire, ragionare al contrario e sapere che magari la morte può essere una strada per uscire da questo tunnel che magari non è possibile risolvere in altra maniera. Quindi la prospettiva in senso generale, qui dal punto di vista personale, dal punto di vista della lettura anche della conclusione della vita biologica, ma anche dal punto di vista organizzativo, pensare ad un modello di tipo empatico diventa importante, perché soltanto la capacità di osservare gli oggetti dell'esperienza con gli occhi dell'altro ci metterà nella condizione di poter vivere meglio il tempo presente, che è francamente l'unico tempo che conta. Sono nato, cioè, con Socrate, voglio dire, applicava la maniera di usare figlio di un'ostetrica, io non ero figlio di un'ostetrica, ma figlio di un'infermiera che lavorava in ostetrica quando era incinta del sottoscritto. Io ho fatto fare anche un segnalibro perché mia madre
è trapassata il 15 maggio di quest'anno e quindi, essendo mia madre, perché ci sono testimonianze, un bellissimo esempio di empatia organizzativa, l'ho voluta, come dire, omaggiare con questo segnalibro e quindi diffonderne l'immagine insieme ai contenuti del libro medesimo. Ecco, se mia madre era, quando era incinta, lavorava in ostetrica, vuol dire che io sono entrato in ospedale fin dal concepimento e quindi credo appunto di avere un certo titolo, poiché ne sono uscito soltanto nel giugno del 2009, in quanto, come dire, il cancro è una condizione di assoluto privilegio, tant'è vero che grazie al cancro sono in pensione e quindi adesso mi metto a fare il virus, quindi vado in giro per il mondo a contagiare la gente con ottimismo, speranza, ragionevole fiducia. E poi, voglio dire, come dicevo un attimo fa, voglio dire, questo nuovo aspetto, questa barba folta, questi capelli lunghi, questa folta chioma, eccetera, sono frutto dell'effetto chemio. E questo vuol dire che la chemioterapia evidentemente fa bene anche dal punto di vista estetico, visto che pare che io, come dire, alle donne piace molto di più così. Grazie. Immaginate com'era prima. Grazie. Grazie. Maria Pia Gallo, moglie e produttrice di Cusini, io ho visto che nel libro voi evocate il titolo di un bel film di Mazza Corati che è visto di stanza, che è stato proprio in foresta, tra l'altro. E lei nel libro parla. No, veramente no, che Mazza Corati nel parla. Santi Porta, 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 cioè la giusta distanza vorrebbe voler dire in questo discorso con la frustrazione, questa capacità che ovviamente non deve essere facile, e parlo anche per esperienza personale, quindi posso capire, cioè stare vicino al malato di cancro, ma nello stesso tempo quindi condividere l'emozione, cioè il sentimento, cercare di capire psicologicamente, ma nello stesso tempo anche mantenere appunto, insieme a Mazza Corati si parlava di giornalista, ma mantenere quella giusta distanza per poter poi anche con una certa freddezza e lucidità decidere le cose migliori da farsi. La cosa nasce proprio dalle mie caratteristiche personali, proprio è una cosa mia, proprio nel senso che io molto, molto difficilmente, come si suol dire, mi fascio la testa ancora prima di esserci, cioè di averla fatta sbattere contro qualche cosa. E magari per farmi capire meglio, vi posso citare un esempio recente. Lunedì, cioè nel passaggio della notte tra la domenica e lunedì, la nostra figliola è stata poco bene. Ha dovuto ricorrere insomma, al bagno diverse volte. E poi si è un po' la cosa si è pietata. Al mattino io dico con Massimo, guarda, siccome la Claudia non ha febbre, tutto sommato mi sembra che non vada poi tanto male, io dico vado a lavorare, casomai ogni tanto ti chiamo per sentire un po' come sta. E infatti così ho fatto, e verso le 9 lo chiamo, dico ascolta, prova magari a vedere se va ancora in bagno, si ha ancora delle scariche, casomai, scusate se parliamo di cose, ma comunque ognuno di noi ha dei figlioli, quindi sicuramente avrà fatto la stessa identica esperienza. Nel frattempo che sono al telefono, Massimo mi dice, guarda, aspetta un attimo perché ho sentito una specie di tonfo, o si è sbattuta qualche volta, insomma, sale le scale e l'altro nostro figlio praticamente era svenuto in bagno, quindi lo sento al telefono che lo chiama per cercare un po' di svegliarlo. Nel frattempo ritorna al telefono e mi dice, allora, io lavoro nell'USS 18, nell'USS di Rovigo, però abitiamo in provincia di Ferrara. Allora, molto molto agitato, fa chiama 118, fai presto,
dico, calma un attimo, ti ricordo che io sono qui a Rovigo, ma noi abitiamo a Ferrara, se io chiamo il centro di gioco, dove lo faccio arrivare? Ecco, per dire, lui si è un po', sempre così un po', soprattutto per quanto riguarda poi i figlioli, si mette sempre un pochino in agitazione. Io, per carità, ero distante, quindi forse non vicino alla situazione, però è proprio una caratteristica mia. E nel caso specifico, appena abbiamo avuto la notizia, è chiaro che quel momento di sbandamento c'è stato, perché insomma è una mazzatina mica da poco sentirsi dire: guarda che questo è un cancro, intanto, dopo vedremo di che natura è, però è un cancro. Però poi dopo, adesso, quantificare sinceramente non so se questo mio periodo di sbandamento sia durato 10 minuti, 10 ore, questo sinceramente non me lo so dire, però alla fine ho pensato, senza tra virgolette perdere tempo a star qui a chiederci ma perché proprio a noi, perché proprio a lui, che cosa abbiamo fatto di male al mondo per meritarci tutta questa sofferenza, ho detto beh, insomma, questo è quanto la vita ci sta proponendo. Sappiamo che siamo nelle mani di una persona indubbiamente valida, ci è stato spiegato il percorso che dovremmo sostenere, e quindi bisogna partire, e così siamo partiti. Io volevo chiamare a parlare della sua esperienza Luciano Artone, della cooperativa Poliedro. Sì. Io sono stata, diciamo, una persona che ha avuto occasione di conoscere Massimo Ciusini in occasione di un corso di formazione, e quindi insomma ho proposto, mi aveva, diciamo, informato sulla stesura di questo libro, e dopo averlo letto, insomma, ho sottoposto questa proposta a Vorrei e Lega Coop, che qua ringrazio, perché devo dire che rispetto a queste iniziative loro hanno sempre dimostrato una notevole sensibilità. Devo dire che la mia conoscenza di Ciusini è stata, diciamo, una conoscenza casuale, però devo dire che è un corsista che tutti ci augureremmo di avere in un corso, perché al di là un po' dell'intervento che ha fatto, che rispetto a come l'ho conosciuto io quelle volte che ci siamo, abbiamo avuto occasione di vederci, è comunque una persona, diciamo, piena di ottimismo e di vitalità. Ecco, quindi, diciamo, questo aspetto mi ha molto colpito, anche perché come lui comunque ho vissuto l'esperienza della malattia e l'incontro col cancro, cioè l'ho avuto in passato anch'io, e come lui sono qua per, diciamo, in qualche modo testimoniare che al cancro si sopravvive soprattutto forse nella propria esistenza. Questa esperienza porta dei cambiamenti veramente molto importanti, perché comunque la scala di valori e di significati che si danno alla propria vita cambia totalmente, e la dimostrazione, la testimonianza ad esempio è quella che Massimo ha visto nel suo libro. E io volevo però andare al di là un po' del contenuto della vicenda umana del libro, che sicuramente è importante, però credo che il suo libro abbia, andando oltre questi confini, si possa intravedere anche una proposta formativa, alternativa per gli operatori, per chiunque si occupa, diciamo, di servizi. E il servizio alla persona, come diceva Massimo, è un servizio molto complesso. Le nostre cooperative sociali negli anni hanno sempre dimostrato un'attenzione
alla formazione e quindi anche l'acquisizione di competenze anche trasversali. E diciamo, la capacità di acquisire competenze, diciamo, empatiche, come diceva prima Massimo, è una competenza che ritengo sia molto importante. Ci sono persone che ce l'hanno per natura, ci sono persone che la possono anche apprendere. Quindi, insomma, io credo che la sollecitazione che ci dà questo libro è una sollecitazione anche in visione e in prospettiva. Io spero che questo possa essere un sassolino lanciato proprio su questa prospettiva. Se può venire il dottor Francesco Merli, direttore della struttura complessa di metodologia dell'ospedale Santa Maria Nuova. Posso fare una domanda, visto che... No, questo perché nei giorni scorsi, ma voi lo saprete, è stata posata la prima pietra con la Reggio Emilia del centro di oncopatologia. E quindi io volevo chiedere al dottor Merli, è stata pronta per 130 mesi, mi sembra di ricordare. E io volevo chiedere cosa cambierà a Reggio in futuro e cosa vuole dire questo concretamente per i malati, per il tumore. Ma questa è una struttura che è stata voluta, credo, prima di tutto fortemente dai pazienti e dagli operatori. È nata sotto la spinta di un'associazione di volontariato che si chiama GRAD, Gruppo di Emotologia, che ovviamente ha sollecitato le istituzioni e l'amministrazione ospedaliera, credo sollecitato in maniera molto concreta, con un aiuto molto forte, perché insomma abbiamo raccolto, stiamo raccogliendo 2,5 milioni di euro per far partire questo gruppo. Una risposta straordinaria da parte della città tutta a livello di iniziative di ogni tipo. Cosa cambierà? Credo che l'idea è che l'ospedale fosse un po' più a misura. Per quanto riguarda i pazienti oncologici, io parlo di quelli oncologici in particolare, un po' più a misura di paziente. Cioè noi abbiamo vissuto anni, un po' stiamo vivendo anche di ristrettezza dal punto di vista ambientale, logistico e quindi con ricadute organizzative, e l'idea che questa cosa possa, in una struttura che sia adeguata, oltre alla discorso del CERN, ma proprio nell'accoglienza dei malati, va un po' nell'ottica di quello che dice l'autore. Di quella che mi chiama la visione olistica, o quella visione da parte del malato. Faccio una premessa: io parlo di una cosa che non conosco, cioè parlo di cancro, ma io non ce l'ho mai avuto. Quindi cioè, spero di conoscere un po' la tecnica per diagnosticarlo e curarlo, perché se non la conoscessi è un grosso problema per i miei pazienti, ma parlo di una cosa che non conosco. Quindi la prospettiva è totalmente, scusate se esco un po', ma mi piace trovare le tematiche del libro, se esco un po' dall'argomento, cioè la prospettiva è totalmente diversa. Credo che la medicina dovrebbe muoversi un pochino in quest'ottica qua, di una maggiore capacità di ascolto da parte dei miei operatori, cioè c'è una parte che sulla quale noi siamo totalmente ignoranti e sulla quale il contributo viene dai pazienti, cioè cose, le stesse cose vissute da due persone diverse con esperienze differenti sono totalmente diverse. Faccio un esempio: io oggi vengo da un funerale di mio paziente, non vado ai funerali di tutti i miei pazienti, però insomma può capitare, ma al di là del fatto che fosse il mio paziente che vengo da un funerale, è stata una cosa triste, che mi ha toccato, eccetera. L'autore è andato al funerale di mio sogno e dice così: era la prima volta, con molta ironia, era la prima volta che mi sentivo più vicino al defunto che ai parenti, che però aveva una prospettiva differente, perché lui in quel momento sapeva di avere questa diagnosi, non è esattamente come io ho vissuto il funerale oggi. Quindi noi abbiamo la necessità di ascoltare e di sentire la parola dei pazienti, di fare un ospedale che in qualche modo rifletta anche quelle che sono le esigenze dei pazienti. Anche qui faccio un esempio banale: noi abbiamo il problema, facciamo trapianti di midollo, quindi abbiamo esigenze lunghe con grosse periodi, chiamiamo di segregazione, insomma, in cui il paziente deve stare isolato per un mese o più di un mese. Dico questo perché mi è stato segnalato da un paziente che guarda caso anche lui ha scritto un libro molto, molto bello, insomma, della sua esperienza in ospedale, però una cosa ci ha segnalato, ha detto: cavate questo orologio di fronte al letto. Io entriamo mille volte in quella stanza, nessuno aveva mai fatto caso a
il sogno è stato disturbato da prendere questo spedale di questo orologio di fronte al letto. Il paziente dice: oh, sono qui tutto il giorno, un mese, ho queste ore, dice, quindi i lancetti secondo me vanno all'indietro. È una cosa angosciante. È un esempio banale, ma cose come queste ce ne sono molte. L'impegno nostro è quello, e questo è quello che ne abbiamo tenuto conto anche chi ha progettato il nuovo ospedale, il nuovo polo climatologico. Per fortuna il centro, così che gli architetti e ingegneri con cui abbiamo lavorato, si è seduto a fianco con noi a vedere le cose come ritenevamo che andassero fatte, e credo abbiamo portato un po' anche la luce ai pazienti. Ma va anche in quest'ottica qui, per quanto riguarda noi, per esempio, di alleggerire queste lunghe detenzioni, queste lunghe ricoveri, periodi di isolamento. Ci sono momenti in cui l'isolamento è necessario, altri momenti in cui è possibile far uscire, è possibile incontrare i pazienti, quindi prevedere anche delle aree per questo, e insomma tutto nell'idea di una maggiore umanizzazione. Per fare questo penso che dobbiamo, insomma, serve anche un buon tasso di umanità da parte nostra, questo è ovviamente più facile dirlo che a farsi. Ci proviamo, insomma, però bisogna partire, è stato detto prima, dal fatto che siamo tutti persone alla fine, quindi, e dico io che siamo tutti ammalati, o lo saremo, perché l'esperienza della malattia, come quella della morte, è ineludibile. Può essere che ti capiti attraverso una patologia democratica, che ha definito l'autore il tumore la prima volta che si definisce una patologia democratica, la chiama così perché ti dà il tempo di sistemare le tue cose. L'infarto non è democratico perché può essere fatale. Per quanto riguarda la parte, diciamo, umana di questa visione che lui chiama olistica, io dico, se faccio un appunto al libro, è quello del linguaggio a volte un po' difficile, bisogna andare dal fruttivendolo, e se dal fruttivendolo dici vuoi la medicina biomedicale o olistica, non so quanti ti sanno rispondere, però deve andare nell'ottica di comprendere quello che è il parere del paziente, cioè dobbiamo fare un'alleanza, non poi i tribunali, se c'è bisogno fare anche i tribunali, per carità, se uno commette un errore grave, però prima di tutto l'alleanza, cioè stiamo lavorando con un interesse comune, con sensibilità diverse, con coinvolgimento diverso, ma per un obiettivo che è comune. Scusate la lunghezza. Sì, io chiamerei Mirta Rocchi, che è la coordinatrice dell'Hospice Madonna dell'Uliveto. Non sto qua a presentare l'Hospice Madonna dell'Uliveto, perché lo conoscono oramai tutti. È una struttura che si può definire una delle eccellenze della nostra provincia, veramente un posto, l'ho conosciuto anche personalmente, dove si fa un lavoro veramente straordinario. Ecco, se non mi sbaglio, l'Hospice è nato 10 anni fa più o meno, proprio esatto. Ecco. Quindi io chiederei a signora Rocchi di fare un bilancio di questi 10 anni e magari di dirci anche un po' quali possono essere le prospettive per il futuro dell'Hospice. Buonasera a tutti. In effetti abbiamo festeggiato il 19 di marzo il nostro decennale, quindi sono stati 10 anni che abbiamo accolto il nostro primo paziente. Struttura di eccellenza, è una struttura che cerca tuttora di mettere in pratica un buon prendersi cura. Si diceva all'inizio che si cerca di passare da un curare il malato e prendersi cura del malato. Nel nostro caso, appunto, abbiamo cittadini malati che sono affetti dal cancro e che non hanno più la possibilità di guarire. Non sappiamo quanto tempo hanno davanti, ma sicuramente non hanno più la possibilità di guarire. Quindi, per forza di cose, dobbiamo occuparci del, chiamiamola così, un termine inflazionato, ma che secondo me rende bene l'idea della loro qualità di vita. Quindi, di stare sul tempo presente, diceva prima il signor Tosini, che la parte più importante, insomma il tempo più importante è quello presente, perché è quello in cui viviamo e di cui siamo certi. E quindi il nostro intervento, la nostra preoccupazione, le nostre energie si concentrano sul tempo presente, sul tempo che sta vivendo il malato e che sta vivendo la sua famiglia con lui, affinché questo tempo sia un tempo
buono per lui, nonostante la situazione in cui si trova, sia il tempo migliore possibile. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente quello. E per fare questo abbiamo bisogno assolutamente di provare, perché non è facile, di provare a metterci in ascolto del paziente, perché la qualità di vita la decide ognuno di noi per sé. Non può qualcun altro dire è importante questo piuttosto che quest'altro. Per qualcuno è importante, per qualcun altro è importante starsene solo, per qualcuno è importante guardarsi le fotografie, curarsi la piantina. E quindi insomma la nostra organizzazione è nata con questo intento, e quindi anche strutturalmente è stata progettata e pensata fin dall'inizio come una grande casa che assomigliasse più a una casa che non a una struttura ospedaliera. Le prospettive per il futuro, ci interroghiamo continuamente, facciamo tanta formazione. Ecco, una cosa importante che ho letto nel libro è che non si può chiedere a chi si prende cura di prendersi cura con empatia, con attenzione del paziente se non si è attenti alla sua qualità di vita. È assolutamente fondamentale. E devo dire che qui c'è stata una lungimiranza da parte di chi ha progettato, di chi ha pensato questa struttura, perché c'è una continua attenzione a prendersi cura proprio di chi si prende cura, dal cercare di garantire le ferie, al consentire un supporto psicologico al personale, a tutta l'equipe. E questo ci mette sicuramente a una formazione continua, quindi un aggiornamento continuo, che è un aggiornamento che parte dall'esperienza, dall'elaborazione dell'esperienza, e questo sicuramente ci mette nelle condizioni migliori rispetto a tanti colleghi dell'ospedale. Sicuramente è una fortuna che noi abbiamo di lavorare nelle migliori condizioni possibili, e quindi siamo messi nelle condizioni migliori per poter esercitare, praticare, cercare di mettere in pratica la vicinanza empatica e la presa in cura globale della persona. Posso rubarti un secondo? Perché secondo me Mirta è stata un po' limitata, io dopo vado via così non parlo più. Cioè l'hospice è una delle esperienze più straordinarie che abbiamo in provincia. Avete 12 letti, sicuramente favorita anche dalle dimensioni, però voi sapete cosa vuol dire a un paziente deve andare all'hospice? Tutti sanno più o meno che tipo di pazienti vanno in questa struttura. Io alcuni li ho dovuti mandare a forza, insomma, fare giocare tutta la mia professionalità, così la mia ascendente sul paziente per convincerlo. Ho sempre avuto dei riscontri straordinari, se devo dire, cioè è esattamente una struttura che si trova a trattare dei pazienti che hanno un certo tipo di percorso, un certo tipo di prospettiva, dove c'è un tasso di umanità incredibile. E si può portare questa cosa in ospedale? Non lo so. Io che ho copiato tutta la vita, cominciato al liceo, non ho più smesso, e devo dire non me ne vergogno, perché insomma non ho mai avuto un'idea, ho copiato sempre quelle degli altri, ma se sono buone è una buona cosa. Spero di riuscire a portare un po' il mio reparto di questa grande umanità che c'è all'hospice. Ecco, io chiamerei Uberto Fontana, psicologo di Copsellios. Vorrei chiedere, ecco, quale tipo di assistenza psicologica si può dare a un ammalato di tumore, anche perché, voglio dire, cioè, è una situazione molto delicata della vita di una persona, anche perché anche quello che magari ha speranze, eccetera, però dentro di sé pensa sempre di non farcela, cioè è indubbiamente una delle, forse, delle patologie peggiori, perché giustamente lui dice l'infarto è poco democratico, però psicologicamente è molto più semplice da affrontare, nel senso che o muori o sopravvivi. Cioè, il cancro è più tremendo, perché tu non lo sai poi mai, insomma, se guarisci, non guarisci, cioè, non so, quindi chiedevo dopo. Chiedeva lo psicologo, sì. Appunto, questa cosa. Io non ho esperienza diretta comunque con i malati di tumore, però ho conosciuto, ho avuto parenti, quindi mi rifaccio a quella. Io credo che la richiesta non sia di avere una risposta definitiva alle angosce. Credo che, come giustamente è stato detto, noi viviamo in una condizione d'angoscia, perché siamo comunque transitori, dobbiamo farci i conti.
La cosa importante, soprattutto in quei momenti, è che ci sia una persona che accolga non solo il nostro bisogno di cure, di, anche di ottimismo, di strategie che funzioneranno, ma anche di contenere l'angoscia, di contenere quelle domande che a volte sono inesprimibili, di poter metterle in qualcuno che poi ce le restituisce, come dire. Quindi credo che sia soprattutto il fatto di sentirsi accolti, ecco, che aiuti. Per fare questo ho bisogno che la persona si senta, deve essere l'operatore, ecco, chi si occupa dei pazienti deve essere una persona che ha una qualità del vivere, deve avere qualcosa che gli permette di avvicinarsi al mondo del paziente, e deve avere una qualità di vita buona, perché altrimenti fa molto fatica ad avvicinarsi. Per entrare in contatto con il dolore bisogna avere questa capacità di entrare nel mondo dell'altro e di uscirne, e di avvicinarsi come dire, e di non far confusione. Penso che già il fatto di contenersi una terapia, ecco, il fatto di contenere, intendo il fatto che io ascolto, sono una persona che mi esprime tutto il suo dolore e io sono qui, e già questo dolore diminuisce, già questo è l'inizio di un percorso positivo. Ritengo anche che l'intervento non debba, come dire, la relazione non debba basarsi solo sull'ascoltare il dolore, ma deve promuovere tutto quello che è importante per la persona. Quindi voglio dire, penso che bisognerebbe anche parlare di calcio, bisognerebbe parlare di tutti quegli altri aspetti che come io ho imparato all'hospice, io ho imparato questo all'hospice, ho avuto un parente che ci è andato, che fino a che c'è vita bisogna vivere, e vivere al meglio di quello che ci si è. Quindi non solo fermarsi su questo aspetto di angoscia, perché comunque l'angoscia ci sarà sempre, ma se sentiamo che siamo accolti è come se si diluisse, come se il fatto di appartenere, di essere stati colti, insomma, riduce questo senso di frammentarietà, come se venissimo proiettati nell'umanità totale, insomma, intera. E, tra l'altro, questo è un messaggio che è molto forte nel libro, perché inizia con la storia del solco, dell'aratro e il solco, cioè in pratica se per tracciare un solco dritto bisogna ancorare l'aratro alla stella. Quindi nella vita, per lasciare una traccia profonda, ci vogliono delle mete alte. Qual è la meta più alta e più nobile se non la continuità della vita che si rigenera ai figli? Quindi credo, quando si riesce ad accedere a questo livello per cui noi facciamo parte di qualcosa di più grande di noi. Whitman, mi ricordo una poesia, quando chiede alla vita di tutti questi affanni inutili, di questa vita, la dico un po' con le mie parole, dopo rispondo con le sue, di questi vuoti, insomma di questi sforzi che non portano a nulla, ma cosa c'è di buono in tutto questo vita? E lui si risponde che tu ci sei, che esiste la vita, è l'individuo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuirvi con un tuo verso. E quindi è questo senso di appartenenza, credo, che dà quella leggerezza per poter poi anche dare un senso, per cui anche Massimo, che io ho già nominato, Terzani 2, il ritorno, che riesce a dire, beh, a quel punto lì è meglio morire, no? E non c'era niente, forse era la cosa migliore da fare, e poi si è assunto, diventa tollerabile. Io volevo dire un'altra cosa anche del libro, mi è piaciuto molto il discorso della comunicazione. Riprende il lavoro del gruppo di Palo Alto, quindi tutti gli assiomi della comunicazione, che sono pochissimo conosciuti, andrebbero studiati, diffusi. E in particolare mi è venuta in mente una cosa quando la citi quando parli della metacomunicazione, cioè della comunicazione sulla comunicazione, che è uno strumento potentissimo, no? Immaginate due che litigano, no? Che si dicono, a un certo momento uno dice, beh, perché stiamo sempre a litigare io e te? Questa è per esempio la metacomunicazione. Allora mi è venuto in mente che in effetti è uno strumento che noi conoscevamo da piccoli. E quando si era piccoli, no? Che magari si faceva qualche gioco, a un certo momento uno, se non capiva la regola, non si divertiva, diceva ari mortis. Ed è una cosa che abbiamo dimenticato, no? Si potrebbe introdurre un sorta di time out adesso per il fruitore del servizio, che dice io non mi diverto qua. Si potrebbe dire, non so, non sono soddisfatto, non sono felice, e gliene si dà uno, due, tre, e può andare là, e con lì si ridiscute tutto quanto. Sembrava, insomma, un suggerimento. Vorrei, se posso continuare, vorrei dire un'altra cosa sempre che mi colpisce del libro, che è la sua forza, secondo me, comunque nell'ecce homo, nel eccovi l'uomo, nel presentarsi. Ogni volta che noi riusciamo e abbiamo la fiducia a parlare di noi, si aprono porte, finestre, insomma, nei confronti di tutti gli altri. Allora
leggendo il libro è molto facile identificarsi. Allora io mi sono molto identificato, tant'è che ero curioso di conoscere Massimo e Maria Pia per vedere un po' gli anni che avevano, ma più o meno, perché quando racconta della propria storia, allora mi ricordavo anch'io il maestro Alberto Manzi, no? E mi piaceva tantissimo, così come la famosa frase "non è mai troppo tardi", per me era sempre piena di speranza, una cosa che mi è sempre rimasta in mente. Mi sono formato anch'io su formato, no? Diciamo così, le prime poesie erano quelle di Pascoli, no? Però ero più la cavallina storna, e ho comprato anch'io il libro di Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, però c'è di bello che non l'ho mai letto io, per cui dopo la prima pagina allora vedevo tutte le differenze. Io nel frattempo ho visto 10 volte The Blues Brothers, ho cambiato settore. Allora mi veniva in mente, cioè, si entra in un tema che leggendo la storia di un uomo ci si identifica. Questo poi, come dire, io l'ho sentito anche come un invito a mettersi in gioco leggendo il libro. Cosa vuol dire? Parliamo di empatia. Io ho empatizzato, mi sono sentito, tant'è che appunto mi sono dopo venuto in mente la figlia, come si chiama questo, quest'altro, no? Ci si sentiva parte. Mi viene in mente la frase di una canzone di D'Andre, che partimmo tutti per la stessa guerra, amammo tutti la stessa identica donna, ma quando si muore soli. Quindi vuol dire, ci sono molte cose che condividiamo, e poi, dopo, come dire, poi ce n'è qualcheduno che poi ci lascia lì. Ecco, io ho sentito anch'io l'angoscia, ho avuto un momento di pausa, infatti pensavo ai figli, all'angoscia quando ho sentito che, insomma, che ti chiedevi i miei figli come faranno, come non faranno. Quindi leggendo il libro si entra in contatto con tutte queste, con questi elementi di, insomma, di angoscia che ci sono, e c'è poco da fare. E alla fine mi viene in mente la famosa frase di uno scrittore che diceva che siamo fatti della stessa sostanza, mi fermo lì, non dei sogni, ma della stessa sostanza, quindi che è facile, una volta che ci parliamo, trovare un sacco di cose che ci uniscono, in cui possiamo ritrovarci negli altri. Colgo l'occasione per puntualizzare un concetto che ai più sfugge, nel senso che tanti pensano alla radioterapia non come prevenzione, ma come ultima spiaggia. Invece non è vero, la radioterapia ha un ruolo importantissimo come completamento dopo un intervento chirurgico e come cura. La radioterapia e la chirurgia sono le terapie curative del tumore. Senza la radioterapia o senza la chirurgia, quasi mai, se non in casi specifici, in ematologia, ma non nei tumori solidi, si può raggiungere la guarigione. Quindi la radioterapia ha un ruolo fondamentale. Le possibilità terapeutiche nuove, innovative, sono tante. Si va dai farmaci a farmaci molecolari molto mirati su determinati bersagli, e per quanto riguarda la radioterapia, che è il mio compito, sono macchine sempre più potenti, sempre più precise. E si parlava prima, anche parlava il dottor Merli, di trovare delle soluzioni che facessero soffrire meno il paziente, proprio non tanto per gli effetti della terapia, ma per la loro permanenza in determinati ambienti. Noi facciamo dei trattamenti che a volte sono lunghissimi, nell'arco delle settimane, e le sedute dentro a questi bunker, magari immobilizzati in un qualche modo, vengono vissute come un incubo. Quindi macchine più veloci che consentono di rendere rapido questo passaggio sono fondamentali. Io però abbandonerei questo argomento per ritornare sul libro del dottor Tosini, facendo qualche commento. Innanzitutto, per l'appunto, io sono in radioterapia, la radioterapia è l'espressione per eccellenza della tecnologia. Ci tengo quindi a maggior ragione a creare questa distinzione, cioè la tecnologia, ma d'altra parte non lo dice neanche lui, non disumanizza. È naturale che bisogna sforzarsi per tenere il paziente al centro delle nostre cure. Il problema non è l'attacco, l'acceleratore lineare o la PET, il problema è chi lavora intorno con queste macchine e qual è l'ambiente in cui queste attrezzature si collocano. Io sarei felicissima se lei venisse a fare un giro nel mio reparto, perché il mio reparto è bellissimo, e devo rendere merito di questo a chi mi ha preceduto, che l'ha voluto, che è il dottor Armaro
Paroli. È un reparto pieno di luce, pieno di colori, con i pesci negli acquari, dove la gente nelle sale d'aspetto più spesso ride e scherza piuttosto che starsene mogia a pensare alle proprie sofferenze. Non c'è la televisione, lei dice, è stato provato che noi la televisione nel nostro reparto non ce l'abbiamo, ma nel nostro reparto si sta bene, davvero bene. Il problema per l'appunto è, guardi, che credo che l'esperienza che lei ha avuto è anche diciamo una buona rappresentanza di quello che viene a turbare la centralità del paziente, che deve, mi scusi, io parlo di paziente perché io utente, cliente, cittadino faccio fatica ancora, lo dico paziente con tutto il rispetto possibile, ma ancora non sono riuscita a fare questo passaggio. Utente poi è una cosa che orribile. E in un difetto, in una carenza di comunicazione che non solo si realizza tra il medico e il paziente, tra il medico e i familiari, ma che si realizza anche tra gli operatori stessi, e di cui naturalmente fa le spese prima di tutto il paziente. Quindi questo è un problema grossissimo, il problema della comunicazione è fondamentale. E ha ragione il dottor Merli, noi non siamo capaci, non siamo istruiti, non abbiamo tempo per istruirci e continuiamo a stupidamente considerare il tempo che dovremmo dedicare a queste cose meno importante di quello che dovremmo dedicare all'assistenza, e invece dovremmo riuscire a fare questo passaggio. Purtroppo siamo inadeguati, per cui ognuno di noi si muove secondo il proprio sentire. E devo dire che non sono tanto d'accordo con lei, ma non so se è quello che in effetti lei ha scritto, quando parla di empatia, che per me è importantissima, dicendo che l'empatia si insegna. Per me l'empatia non si insegna, l'empatia è una dote, e d'altra parte gli studi dei neuroni a specchio ci dicono che forse è davvero, fa parte del corredo genetico. Io credo che l'empatia venga da altro, forse da esperienze lontane, magari dall'esperienza dell'infanzia, nella crescita, o forse addirittura dai geni, come ci dice questo premio Nobel Rizzo, non mi ricordo chi, di Parma. E non sono neanche tanto d'accordo con chi sostiene, e forse anche lei è uno di questi, non ne sono sicura, con chi sostiene che bisogna essere empatici ma non simpatici. Per me nel rapporto col paziente oncologico, per come la vedo io, per come mi comporto io, deve esserci empatia e simpatia. Entro con un confine che forse non è definibile, però io non riesco a non provare simpatia per chi mi sta davanti. E in tutto questo io mi muovo in un modo molto istintivo, mi muovo a pelle, a cuore, diciamo come vogliamo, e credo, mi perdoni l'autoreferenzialità che lei giustamente critica, di essere abbastanza bravina in questo. Le confesso anche che della visione olistica non sapevo molto, e quando ho letto il libro ho cercato sul vocabolario il significato della parola olismo, perché per me era veramente un concetto molto astratto. Forse la applico nella mia pratica quotidiana. Io faccio visite che durano un'eternità, un'ora e mezzo, due ore, a volte addirittura di più. E nella maggior parte di queste visite io mi accorgo che perdo più tempo a parlare di tutt'altro piuttosto che della malattia o degli effetti di una terapia. E forse questa è la medicina olistica, però mi rendo conto che faccio questo in un modo molto ruspante, nel senso che probabilmente faccio errori nel comunicare e faccio errori nel ricevere la comunicazione, questo sicuramente sì, e sento il bisogno di qualcuno che mi aiuti in questo. E poi vorrei fare un altro commento, che è l'ultimo perché sto davvero parlando troppo, riguardo a questo concetto, che secondo me è un po' va ridimensionato, del fatto che il tumore fa crescere, che il tumore fortifica. Ahimè non è sempre così, ci sono persone, forse perché non hanno il giusto sostegno da parte nostra o da parte della famiglia, o non hanno la giusta
cultura o non hanno la fede o non so che cosa, che si sgretolano come, come calce secca, che si frantumano, che diventano fragilissimi e che non recuperano nessuna forza e non cambiano niente e la loro vita si trascina come era prima, ma peggio anche. Io sono più colta del dottor Merli perché io il passaggio nel pigiama ce l'ho fatto. Lui no, io ce l'ho fatto. E io devo dire che la mia vita non è cambiata, sa. Le mie priorità sono rimaste lo stesso, le mie profondità, le mie frivolezze sono rimaste lo stesso. Poi forse non è neanche vero, forse qualcosa il mio passaggio nel pigiama me l'ha insegnato, forse mi ha insegnato quello che io ho la presunzione di credere, di avere, e cioè la capacità di interloquire con il paziente e di dargli empatia e simpatia. Forse questo sì. Però tante persone in realtà questa crescita non ce l'hanno. E io invidio lei che ce l'ha avuta, invidio le persone che ce l'hanno avuta e vorrei trasmetterla a chi non ce l'ha, ma faccio una fatica terribile e molte volte senza successo. E concludo solo con un invito. La prossima volta che scriva un libro, lì scrive un libro così, ci metta le sue foto dentro, perché il suo volto, il suo sguardo danno un messaggio molto più immediato e molto più potente di tante parole che lei ha scritto in questo libro. Bene, non so se l'autore vuole fare una conclusione. C'è tanta mala sanità nel nostro paese. L'Italia è una, dal punto di vista della sanità, è un paese a macchia di leopardo. Io penso che la mala sanità non esista. Esiste invece la mala comunicazione, in forza della quale poi si rendono evidenti episodi detti di mala sanità. Quindi la comunicazione diventa uno strumento importante sia sul versante interpersonale che sul versante organizzativo per rimodellare i comportamenti delle persone, perché l'organizzazione come i servizi è un qualche cosa che non esiste in natura. Nel senso che uno non può andare nell'orto e dire portami su un chilo di organizzazione, non c'è. L'organizzazione è un qualche cosa di immateriale, come il servizio, come la comunicazione, come il rapporto fra persone. Infatti nell'esempio che io porto in riferimento all'intervento chirurgico a cui sono stato sottoposto, di lobectomia superiore sinistra, cioè tirare un pezzo di polmone, e c'era questo grande chirurgo, questo bravo chirurgo, voglio dire, di chirurgia toracica, che è appunto il professor Sartori, che fa dell'ottima chirurgia, però in un ospedale periferico di campagna. Ma quando finisce la seduta operatoria, quella sala operatoria lì rimane un contenitore vuoto, dentro al quale ci sarà la scialitica, ci sono, come dire, le strumentazioni, ma non c'è più quell'agire di quell'equipe chirurgica. E questo avverrà anche nelle strutture da voi dirette. Quindi l'organizzazione è il frutto del comportamento delle persone, come dire, che insistono in quel momento all'interno di quel determinato luogo. Quindi se è vero in parte, convengo che, voglio dire, alcuni elementi siano presenti nelle persone dal punto di vista genetico, non dobbiamo però dimenticare che noi siamo esseri sociali e che la struttura sociale nella quale ci formiamo è come dire il terreno, l'humus sul quale noi diventiamo qualcuno piuttosto che qualcun altro. Allora l'apprendimento delle tecniche di comunicazione e dell'empatia sono, come dire, competenze necessarie e possibili che avranno anche una loro componente genetica e tuttavia possono comunque essere affinate e apprese attraverso opportuni corsi di formazione. Lo stesso professor Sartori, che, voglio dire, essendo un direttore di cattedra, ha formato, credo, qualche medico, avendo oggi 73 anni, lui dice, parla dei medici oggi come degli alieni in camice bianco. E sarebbe bene, secondo il professor Sartori, del quale faccio da alto parlante, perché diversamente non mi permetterei di dire quanto sto dicendo, se ci fosse nel corso di laurea di medicina e chirurgia anche un buon corso di comunicazione interpersonale ed organizzativa, questo non farebbe male.
poi io credo nel libro di aver usato dei termini di che appartengono alla microlingua professionale, che è la microlingua sociologica, ma penso anche di averli tradotti, spero. Quindi voglio dire, cioè, perché sennò cioè, sarebbe stato un errore grave proprio per me, voglio dire, che della comunicazione ho fatto, come dire, ho fatto un momento di vita professionale. Dopodiché voglio dire, noi siamo qua per contagiare, quindi accolgo l'invito della Luciana, della dottoressa Rattoni, fare momenti, cioè utilizzare questo strumento come momento di formazione. Noi siamo qua disponibili in assoluta gratuità. Perché dico questo? Perché il fatto di essere qui al mondo per poter raccontare questa esperienza è già per me espressione di un grosso guadagno. Quindi mettere in forma di gratuità a disposizione la mia esperienza, che è quarantennale, la nostra esperienza, va bene, che mi ha permesso di vivere la sanità da tantissimi punti di vista, incluso voglio dire, il pigiama, mi sembra in qualche modo anche un dovere, non solo, ma è anche una componente egoistica, che è quello di tentare di dare un senso allo scorcio di vita che mi rimane. Grazie. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Vi ricordo che questo dibattito verrà trasmesso sul canale Rex Telereggio e che ci sarà anche un DVD di un quaderno DVD di Borea sul dibattito. Verrà realizzato. Buonasera, grazie.